Nel 1906 Vincenzo Lancia corona il suo sogno e fonda a Torino l'azienda che ancora oggi porta il suo nome. Lancia è un appassionato di motori, è un collaudatore, è un pilota e in più ha grandi intuizioni. Genialità, innovazione, tecnologia, ma anche eleganza, bellezza e design senza tempo. Questo è quello che ha creato Vincenzo Lancia. Oggi non raccontiamo solo una storia, la storia bellissima di Lancia, ma viaggiamo insieme indietro nel tempo. Sì, perché questa è una storia che dura da 115 anni e che ha fatto sognare e ancora fa sognare milioni di appassionati in tutto il mondo. Lancia è una marca che è entrata nel cuore dei gens du monde entier. Je pense que cela tient à la notion même de style italien, qui est un mélange unique d'élégance classique, d'intelligence, de créativité et de passion. Et je le dis en tant que designer français, Lancia m'a fait voir l'italienneté sous une autre perspective et m'a incité à revoir ma conception du design automobile en général. Vincenzo Lancia aveva una sua personalissima idea di come dovesse essere un'automobile ed era un'idea decisamente controcorrente rispetto alle concezioni tecniche e stilistiche dell'epoca. Sin dall'origine, infatti, le Lancia sono molto agili, sono leggere, sono compatte e prendete per esempio la 12 HP, la prima in assoluto, era il 1907. Era una vettura già fuori dagli schemi, con un telaio basso, molto leggero, e munito di trasmissione a cardano, quando ancora tutti usavano le catene. Pensate che la rivista inglese Autocar fece su questa vettura una delle prime prove su strada della storia e la definì silenziosa, elastica, ben progettata e superbamente rifinita. Insomma, una vera Lancia. Il était évident, dès le début, que le style Lancia se construit sur l'innovation mécanique et né de la soustraction. L'idée est d'éliminer l'excès pour arriver à la beauté qui naît de la pureté des formes et des contenus. Chez Lancia, l'esthétique n'est pas une fin en soi. Lancia fait du design. L'Aprilia naît de l'idée extraordinaire qui était d'appliquer les principes de l'aérodynamique sur une voiture compacte de série et avec sa version à l'échelle 9 dixièmes, l'Ardea. La marque abandonne dans les années 30 les oripeaux de style flamboyant très en vogue dans ces années-là pour imposer une nouvelle ligne qui décline l'aérodynamique en éléments innovants comme l'arrière qui se resserre. Perché Lancia ha così tanti appassionati nel mondo? Perché la bellezza è un tema sempre moderno e contemporaneo, perché la bellezza non passa mai di moda. E Lancia in questi 115 anni di storia ha creato bellezza, ha creato eleganza, ha creato vetture senza tempo che dopo tanti anni ancora oggi sono nel cuore della gente in tutto il mondo. Pensate alla Lancia Flaminia del Presidente della Repubblica Italiana o all'Aurelia B24, quella che Vittorio Gassman guidava nel film Il Sorpasso. Dans le cas de Lancia, nous parlons de style avec un grand S, un style créé par quelques lignes à la sinuosité parfaite. Des voitures d'une simplicité sophistiquée qui ont une force intrinsèque, une simplicité puissante, disruptive, novatrice, comme aujourd'hui nous créons nos voitures. L'Aurelia B20, c'est le style Lancia à l'état pur, certainement ma préférée. Elle reprend les lignes de style ponton, typiques du début des années 50, qui sont ici raffinées et épurées jusqu'à l'essence. È la Lancia Aurelia che inventa il concetto di Gran Turismo. L'Aurelia è un'auto molto versatile, è capace di vincere in pista, ma è anche ideale per una serata all'opera. Nel 1951 arriva seconda alla 1000 miglia e alla 24 ore di Le Mans, ma in una delle rare pubblicità dell'epoca viene ritratta davanti al teatro alla Scala di Milano pronta per la prima. Un'altra grande icona è l'Aurelia B24 Spider, con le sue linee depurate da ogni elemento superfluo. Pensate, non ha neppure le maniglie. Le portiere si aprono con le cinghie dall'interno per non disturbare la sua linea perfetta. Harmonie, équilibre épur et une vision cristalline entre les volumes tournés vers le ciel, l'habitacle, et ceux qui collent à la route, le corps de la voiture. Et Lancia dépasse la notion même de temps. La Fauvia coupée, par exemple, pour la dessiner, Piero Castagnero, du centre de style Lancia de l'époque, s'inspire des lignes des canaux à moteur Riva. Et en effet, l'habitacle de la Fulvia coupée ressemble beaucoup à une cabine de bateau avec ses montants très minces, très fins. Ses grandes surfaces vitrées
et son habitacle spacieux et avec sa planche de bord en acajou merveilleuse. Design senza tempo fuori, artigianalità, attenzione ai dettagli e comfort dentro. Le Lancia sono capolavori assoluti anche negli interni e spesso ritroviamo elementi tipici del design dell'arredamento, dell'ambiente domestico e a volte anche del design industriale. Insomma, su alcune vetture c'è davvero poco di automobilistico. Les intérieurs des Lancia intègrent une dimension domestique palpable. Ils s'inspirent des maisons d'architectes, pas du design de la créativité à tout prix. Prenons par exemple les banquettes inspirées du mobilier design contemporain de la Beta HPE ou les fauteuils de la Gamma. Extraordinaire. Ce sont des intérieurs pensés non pas pour être admirés, mais pour être vécus et aimés au quotidien. Ils visent le plaisir de l'utilisation et intègre avec brio le nec plus ultra des technologies disponibles au moment de leur conception. Vi ricordate le portiere delle Lancia? Si chiamava apertura ad armadio, senza il montante centrale. Era un brevetto distintivo delle Lancia a partire dagli anni 30. E in più ci doveva essere quel suono caratteristico, il clac, che veniva controllato vettura per vettura come garanzia di qualità. L'approche de Lancia n'est pas dépourvue d'éléments d'un éclectisme assumé, avec quelques détails qui naissent de l'innovation technologique. Le clavier de commande aux allures de piano de la Flavia, par exemple, ou la planche de bord très originale de la Beta Trevi, dessinée par Mario Bellini. Una tradizione di innovazione, grande qualità e anche amore per le cose ben fatte. Una tradizione che è arrivata fino ai nostri giorni. Pensate alla tema Ferrari, direi un'icona dello stile italiano degli anni Ottanta. Ricordate la qualità delle pelli Frau, l'imbottitura dei sedili, anche il cruscotto totalmente in radica. Che auto meravigliosa! Grazie Jean-Pierre per aver ripercorso insieme 115 anni di storia di Lancia. Et Luca, tu sais, pour moi, c'était vraiment un plaisir. Tu le sais, je suis un passionné de la marque Lancia. Et allora che facciamo? Ci mettiamo a lavorare sul futuro? Allons-y, dès maintenant. Et allora andiamo.